Io vi dico una cosa, io dico sempre ai nostri, voi quante volte al giorno mangiate? Voi quante volte al giorno mangiate? Lui due. Voi quante volte al giorno mangiate? Cioè fatemi il numero, ne mano, penso che non avete bisogno di tutto romano, no. Qualcuno uno, cinque, qualcuno cinque, cioè hai visto da, si vede. Cinque volte, vero o no? Cinque, cinque volte. Allora, tutti che moto state, che tu la sai. Allora, tutti quelli che mangiano almeno 3 volte al giorno si alzano in piedi. Ok, apostoli, stai vedendo? Siete la maggior parte, 3 volte al giorno, è vero o no? Ok. Di tutti, oh, femme! Di tutti quelli che mangiate 3 volte al giorno, ditemi quante volte durante la vostra giornata parlate di Gesù a qualcuno. No, assettatevi ora, quelli che non lo fanno, sedetevi. Allora vi do un consiglio, perché se fossimo a Missione Paradiso vi darei un'istruzione, qua vi do un consiglio. Ok, vi potete accomodare, scherzi a parte. Io dico sempre, ogni pasto che tu fai minimo trova una persona con cui durante la giornata parlare di Gesù. Se non vuoi parlare di Gesù, salta il pasto. Provate a sperimentarla sta cosa, non sto scherzando. Provate voi durante la giornata, se mangiate 2 volte al giorno, vedete, qualcuno ha detto mangio 1 volta al giorno, bene, almeno parla una persona, mangi 2 volte al giorno, parla 2 persone. Ora, scherzi a parte, io credo che come dovrebbe essere per noi fondamentale il nutrirsi, mangiare, credo che dovrebbe essere per ognuno di noi di testimoniare di Cristo, perché riceverete potenza. E mi sarete testimoni. La domanda è: quando è stata l'ultima volta che hai testimoniato di Cristo a una persona che non lo conosceva o a qualcuno per ricordargli quanto Gesù lo ama? E quindi volevo solo farvi questa esortazione. Pensateci al discorso alimentare, ma pensate soprattutto a svolgere la vostra azione, perché questo è quello che può accelerare o rallentare. In accordo a quello che Gesù disse in Matteo 24, 14, quando il Vangelo del Regno raggiungerà, diciamo, ogni nazione, ma io dico ogni persona a cui lui desidera offrire la sua grazia e la sua salvezza, allora verrà, ritornerà. E quindi se non volete ancora stare in questo mondo così complicato, cercate di fare la vostra parte, perché lui ha già fatto la sua. Che il Signore benedica tutto il tempo che trascorrerete alla sua presenza e che la parola di Dio possa diventare spirito e vita su ciascuno di voi. Shalom e benedizione a tutti. Grazie a vostro Lirio.